come viene difficile parlare adesso e dopo tutti questi personaggi, ma comunque quello, io sono uno di quei ancora viventi che ha conosciuto tutta la vita pastorale di Vasco a Sant'Elia. Quando ho visto il giornale di oggi, quel bell'articolo che diceva il prete rosso, io ho detto: cosa vuol dire il prete rosso? Ah, ho capito, vuol dire che era sempre con gli ultimi, vuol dire che a me uno per primo mi ha fatto prendere la terza media, vuol dire che quando avevamo difficoltà andavamo da lui e eravamo ascoltati. Il prete rosso cosa vuol dire? Boh, non lo so, prete rosso, se il prete rosso è questo, beh, ben vengano molti preti rossi a aiutare il quartiere come il mio. Io dico, se riesco a dirle il mio quartiere, vi dico solo un piccolo aneddoto delle ultime politiche regionali. Veramente una cosa così vergognosa, io ero almeno 30 anni che non la vedevo più, perché le ultime elezioni regionali c'è stato uno sciacallaggio incredibile, gente che ha dato tante di quei soldi. E beh, io sono uno di quelli che ho avuto una busta con 200 euro di una persona. Sapete perché 200? La maggior parte davano 50, a me 200. Me ne è venuto una persona e mi ha detto: Tizio e Caio, vorrei fare anche il nome, ma è antipatico, è brutto, è troppo brutto, appunto, è troppo brutto. Ma siccome io ho poco da perdere, però non lo dico, vabbè. Ho detto: perché a me 200 euro? Perché, ecco, perché 200 euro? Perché tu, Bruno, una volta mi hanno detto che tu riuscivi a portare un po' di voti e dunque conta più degli altri. E allora io a questa persona gli ho detto: ascolta, io non ho bisogno di 200 euro perché sono uno che lavora in ospedale, un autista di ospedale, dunque dell'ambulanza, guadagno il mio stipendietto. E gli ho detto: ascolta, digli a questa persona che questi 200 euro che non li dia a nessuno di Sant'Elia, che non li dia a nessuno, che Sant'Elia ha bisogno di personaggi come Vasco Paradisi, non personaggi sciacalli che sono venuti in un modo, gente che io ho 63 anni, non ho visto mai a Sant'Elia, e fatalità, quando vengono le elezioni vedo tanta di quella gente che veramente mi viene voglia di prenderli a schiaffi di fronte a tutta la gente, perché veramente è una cosa vergognosa. Oggi Sant'Elia, non vi pensate che tutti avete detto belle parole? Sant'Elia è peggio di prima, ma cosa vi credete, che Sant'Elia ha migliorato molto? Sant'Elia era bella quel periodo quando c'era Vasco, Giorgio. Beh, diciamo che molti partiti politici hanno delle colpe a Sant'Elia, specialmente la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista. Beh, se Sant'Elia è cresciuta grazie a Don Vasco, ma grazie anche a una sezione di operai del Partito Comunista. Grazie a una piccola sezione del Partito Comunista che io ne facevo parte. Ne facevo parte, però io vi dico una cosa, come dedicavo il mio tempo libero, io il lunedì lo dedicavo a tutti i vecchietti di Sant'Elia, li portavo a fare delle visite, a prendere la pensione, cioè questo era l'impegno che tutti avevamo in quella piccola sezione Antonio Grassi di Sant'Elia. Ecco perché dico, se Vasco Paradisi è un prete rosso, io dico che ne vengano molti, perché vedo che gli ultimi preti che ci sono in circolazione, mi sa che loro si vendono più degli altri. Al miglior offerente in tutti i quartieri, vengono le personalità e si vendono. Beh, Vasco Paradisi non era di quello. Mi è rimasto impresso una cosa di Vasco Paradisi, che erano i tempi di Gianmario, erano i tempi di Franco Oliverio, grandissimo personaggio Franco Oliverio, che ci ha fatto crescere, ci hanno portato cultura, e anche loro giovani, io mi sembra che ho la stessa età di Gianmario, presa poco, ma loro erano già grandi studenti, inizi universitari, e noi piccoli analfabeti li sentivamo, li ascoltavamo, e Don Vasco ci aveva detto questo:
E non date retta a tutte le cose che vi dicono, ragionate con la vostra testa. E una cosa che vi dico molto 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 importante è: non chinate mai la testa, andate fieri della vostra ignoranza, della vostra povertà, però non chinate mai la testa di fronte a questi potenti che vi stanno prendendo per il culo. Scusate.